e quindi cosa deve essere attuato ancora della riforma? Innanzitutto il rafforzamento in termini di risorse umane, quindi i centri per l'impiego da 8.000 che sono oggi, entro il 2021 devono avere un aumento di personale di ulteriori 11.600 unità. Quindi lei dice il potenziamento dei centri dell'impiego potrebbe in qualche modo rilanciarne il loro ruolo. Rilancia il loro ruolo, finisco, e questo rafforzamento è a carico delle regioni, quindi ogni regione deve effettuare degli avvisi, dei bandi, che un po' si sono interrotti, ahimè, a causa della pandemia, ma che stanno riprendendo. Alla fine di tutto questo noi avremo 20.000 persone all'interno dei centri per l'impiego, dei servizi pubblici, che uniti ai 12.000 delle agenzie per il lavoro, perché noi siamo comunque in un sistema misto pubblico-privato, e alle agenzie di outplacement che contengono ulteriori 1.000 persone, arriverebbero in totale a una forza lavoro che può accompagnare, e pensate quanto può essere importante, non solo per strumenti come il reddito minimo garantito, il reddito di cittadinanza, che insomma prende in carico delle persone che hanno un'occupabilità un po' difficile, quindi hanno bisogno di un certo percorso strutturato per poi essere inseriti, ma qui ed ora ancora di più, lo era prima per la disoccupazione che abbiamo in generale, ma ancora di più adesso, rafforzare questa rete misto pubblico-privato, quindi rafforzare il pubblico con i 20.000, creare la rete pubblico-privata in modo tale che il disoccupato, il lavoratore in transizione, il lavoratore che ha necessità di politiche attive del lavoro, le donne che sappiamo che spesso sono fuori dal mercato del lavoro, che hanno difficoltà poi di mantenere il proprio posto di lavoro, abbiano un punto di riferimento unico. Quindi noi possiamo creare tutto questo e diventa in questo momento, qui ed ora, importantissimo, soprattutto perché sappiamo, e penso che siamo poi nella platea giusta, sappiamo che comunque ci sarà un'evoluzione del mercato del lavoro, c'è normalmente, ma ci sarà sicuramente un'accelerazione. Ecco, il punto è capire se questo strumento dei centri per l'impiego è lo strumento giusto per star dietro ai cambiamenti che ci sono. Allora, per chiudere questo e poi andare centri per l'impiego e agenzie per il lavoro, io ho incontrato qualche giorno fa il presidente di Assolavoro, quindi centri per l'impiego e agenzie per il lavoro in una rete davvero rafforzata, perché fino ad ora, tranne che per taluni strumenti, penso all'assegno di ricollocazione, hanno lavorato separatamente. Allora, la questione è dare come unico punto di riferimento a tutti, disoccupati, lavoratori in transizione, tutti, la rete. E per questo stiamo lavorando. Per chiudere su questo capitolo, poi andiamo subito su smart working e i nuovi lavori e i nuovi contratti. E i giornali, tutti noi, abbiamo scritto moltissimo di Mimmo Parisi, l'uomo dell'Ampal, venuto dal Mississippi, come ormai viene chiamato, venuto e tornato dal Mississippi, in realtà anche a spese nostre spesso, per carità, che va benissimo andare nel Mississippi, però come dicono i giornali, 61.000 euro di voli in business class per i suoi viaggi in America, 50.000 euro di noleggio con conducente, 30.000 euro di affitto a Roma. L'avessi fatto io come direttore virtuale di un qualunque giornale, il dottor Bonomi mi avrebbe preso, messo alla porta e detto: caro Parenzo, grazie, ci costa un po' troppo. Bene, la domanda è su cosa? Sull'Ampal? No, domanda è sulla funzionalità di una figura sulla quale, che le voglio chiedere se secondo lei... Più che sulla funzionalità della figura, noi dovremmo, ecco, cosa deve essere rafforzata in questo momento? Noi abbiamo, siamo intervenuti nella pandemia utilizzando degli strumenti che sono di politiche passive, sono la cassa integrazione, gli indennizzi, insomma, certo, sappiamo bene. Strumenti che comunque nella loro costruzione generale, in generale, già erano politiche passive. Noi le abbiamo utilizzati massivamente per gestire la pandemia. Cosa ora è importante fare? Da grande investimento in politiche passive, dobbiamo fare un grande investimento centrale in politiche attive. Chiaramente l'Ampal ha un ruolo importante e diventa ancora più importante. Quello che noi stiamo portando avanti, che sto portando avanti come Ministero del Lavoro, ad esempio la riforma degli ammortizzatori sociali, passiamo da una politica del tutto passiva a una politica del tutto attiva e formiamo i lavoratori e cerchiamo di far avere ai lavoratori quelle competenze, quando sono messi appunto su uno strumento di sostegno al reddito, che accompagnino l'impresa nella sua ristrutturazione o viceversa. Nel caso in cui siamo di fronte a un'impresa che sta cessando l'attività,
che ha degli esuberi, allora andiamo ad investire in una formazione che renda in quel lasso di tempo il lavoratore occupabile, cioè che l'aiuti nella transizione da un posto di lavoro a un altro. Da un passaggio all'altro. Quindi centriamo la riforma degli ammortizzatori sociali soprattutto su questo. La NASPI, cerchiamo di evitare, quindi anche lì ci sarà una ulteriore prospettiva nella, rivolgendosi più verso politiche attive, cerchiamo di evitare che il lavoratore in NASPI sia, cioè, permanga per lungo tempo nella NASPI, perché poi sappiamo che man mano che si va avanti diventa meno occupabile. Quindi l'investimento in politiche attive del lavoro va fatto anche sui lavoratori in NASPI, probabilmente ne avremo di più rispetto agli anni precedenti di lavoratori che subiranno delle transizioni, che dovranno spostarsi da un posto di lavoro a un altro, ed è giusto che siamo preparati. Quindi l'ottica è quella di investire, l'abbiamo fatto già con il fondo Nuove Competenze, ad esempio, che consente già col decreto rilancio, col decreto agosto, di intervenire sia per i lavoratori che rimangono in azienda, sia per i lavoratori che sono in transizione, cioè da un'azienda a un'altra, cioè che si devono ricollocare. Quindi lì abbiamo già investito 730 milioni, intendiamo implementarlo, agisce rimodulando l'orario di lavoro del lavoratore, il lavoratore va in formazione, questo consente all'azienda di investire, perché chiaramente se è un lavoratore formato hai anche una migliore produttività, una migliore competitività, e lo Stato accompagna questo percorso con la, fornendo la retribuzione. Vi è anche, dovrei dire tanto di quello che stiamo facendo, un intervento che noi vogliamo fare sulla, oltre che appunto la rete dei servizi per l'impiego, l'investimento in politiche attive del lavoro, un grande piano sulle nuove competenze. Questo lo stiamo presentando nel recovery plan, certamente non solo come Ministero del Lavoro, bisogna collegarsi agli ITS, alla scuola, all'istruzione, all'università, a tutti quegli attori che si occupano di formazione. Questo è importante affinché noi abbiamo dei lavoratori sempre più vicini alle esigenze dei settori produttivi, agli investimenti futuri, pensiamo al green, al digitale, ad evitare quel mismatching che a volte c'è, dovuto spesso anche alla difficoltà da parte delle imprese di trovare dei lavoratori con delle professionalità adeguate. Quindi rendere coerente la formazione con quello che sono poi le esigenze dei settori produttivi o gli investimenti futuri. Per questo ho creato anche un osservatorio del mercato del lavoro presso il Ministero del Lavoro, che ovviamente monitora quello che avviene, perché è importante anche adesso seguire l'evoluzione. L'ho collegato agli osservatori regionali, quindi ogni regione, anche quelle che non lo hanno, attraverso il piano di rafforzamento dei centri per l'impiego e dei servizi per l'impiego, si potranno dotare degli osservatori regionali. Questi osservatori avranno anche lo scopo di favorire quel tipo di formazione che sia appunto collegata a quello che sono i settori di investimento, le richieste dei settori produttivi e quello, insomma, che penso che tanti di noi conosciamo in questa sala. Il tempo scorre, la domanda è dritta. Smart working, si parla di diritto alla disconnessione, a che punto siamo anche su questo? Perché lo abbiamo applicato e l'abbiamo visto in questi mesi, molte aziende dicono è stata una bella esperienza, noi andremo avanti, altre un po' meno. Per la pubblica amministrazione, Cassese mi pare ieri proprio sul Sole 24 Ore, cioè, insomma, chi dice che lo smart working per la PA è stato funzionale in realtà vive su un altro pianeta. Io faccio un piccolo inciso, come ministro del lavoro, al Ministero del Lavoro abbiamo utilizzato lo smart working in grande percentuale, soprattutto nel periodo della pandemia, e devo dire che insomma siamo riusciti ad essere, sì, i lavoratori sono riusciti ad essere produttivi, hanno lavorato, certo a volte insomma si sfora rispetto agli orari, ma è stato un periodo particolare soprattutto per questo ministero. Allora, l'intervento sullo smart working è stato importante, diciamo che più che smart working quello che noi abbiamo utilizzato in questo periodo è stato home working, quindi si è più lavorato da casa. Lo smart working consente di fatto al lavoratore di poter lavorare in diversi luoghi, il luogo non è necessariamente la casa. Questo innanzitutto potrebbe dare l'opportunità di
non spostarsi, non fare grandi spostamenti verso appunto i grandi centri urbani e magari dare la possibilità della nascita di altro tipo di attività, quali spazi di co-working che possono essere messi su, insomma, anche fuori dai centri urbani. E d'altro canto ha un'influenza, questo è giusto dirlo, e quindi bisogna stare attenti e monitorare bene quello che avviene, ha un'influenza e comunque ha avuto un impatto sulle attività, pensiamo a quelle di ristorazione, i bar che sono collegati poi ai luoghi di lavoro. Quindi bisogna bilanciare e monitorare. C'è stata una grande spinta in avanti, io credo che... Ma ci sarà uno statuto, un nuovo regolamento sullo smart working? Il momento, come sapete, c'è stata la proroga dell'emergenza, per cui fino alla proroga dell'emergenza c'è una semplificazione che si è data, che è giusto che sia così perché c'è stato un grande utilizzo e quindi non si dovrà, c'è una semplice comunicazione che si dovrà fare al Ministero del Lavoro. Però avete intenzione di normarlo in prospettiva? Più che normarlo, di attenzionare quello che è l'evoluzione, di capire quali, se ci sono delle magari il diritto alla disconnessione, se non è proprio chiarito nel modo corretto, magari attenzionarlo di più, però non è necessario intervenire dal punto di vista legislativo, quanto monitorare cosa avviene fino ad ora, capirne l'evoluzione, vedere qual è l'utilizzo, vederne qual è il beneficio. E lì poi, semmai, se c'è qualcosa da aggiustare, ma abbiamo già fatto degli incontri, altri ne faremo, perché io credo che, e su questo mi piacerebbe insomma un po' dirlo anche in questa sala, io non credo che in questo momento, in generale non lo credo in assoluto, ma ancora di più ora, io non credo che ci sia una separazione tra le imprese e i lavoratori. Io credo che in questo momento ci debba essere un grande confronto. Non esiste l'impresa senza i lavoratori, non esistono i lavoratori senza l'impresa. Allora, il cammino che si deve fare è un cammino che si deve fare uniti, insieme. Quindi si deve capire che cosa, perché l'evoluzione c'è, bisogna studiarla, monitorarla e far sì che lavoratori e imprese in Italia non subiscano un danno. Questo è quello che si deve fare. Grazie Ministro. Ah no, l'ultima cosa, è d'accordo con Patuanelli? O è stato improvvida la sua uscita sullo sblocco di licenziamento? Non la voglio far litigare col suo collega di partito di governo. No, non litigo con nessuno. Ma guardi, in 3 secondi così diamo la notizia. È lunga questa, dovrei fare un discorso abbastanza lungo su no, questo. No, vabbè, se il tempo... Però, la domanda diritta è se il timing di Patuanelli è giusto e sposa, come dire, lo spirito di un tempo, allora, che chiede lo stop, il blocco dei licenziamenti è stato una misura... Capisco che è stata una misura, è stata dura, è stata una scelta pesante, forte, e me ne rendo conto. Però l'ottica del blocco dei licenziamenti è stato fatto per evitare di subire il processo e per gestire il processo. E mi spiego. Abbiamo visto che nella fase di pandemia, ovviamente acuta, lockdown, hanno chiuso tutti, per cui non si poteva fare altrimenti. Man mano, se avessimo dovuto fare un pronostico a maggio, probabilmente non sarebbe stato neanche così positivo rispetto all'economia. Però con le misure messe in atto per sulla cassa integrazione, le varie misure a favore delle imprese, siamo riusciti, e questo grazie a tutti, al lavoro di tutti, ricordo i protocolli di sicurezza, siamo riusciti ad aprire in sicurezza i luoghi di lavoro, siamo riusciti a gestire il processo e a non subirlo. No, chiaro. Ora? Quindi, arrivo. No, scusi. Quindi, abbiamo visto che nel settore dell'industria c'è stato comunque un effetto positivo, ci sono assurdo. Altri settori che invece sono in difficoltà. Tutto dipende da che cosa avviene nel futuro. Se riusciamo, e io credo che possiamo farlo, a gestire in sicurezza, quindi anche se vogliamo aggiornando i protocolli di sicurezza, a gestire in sicurezza i luoghi di lavoro, e io credo che siamo riusciti a farlo, è chiaro che se utilizzi l'ammortizzatore sociale, stiamo parlando di una fase non di lockdown, certo, perché chiaro. Per me nella fase di lockdown è necessario, ma se gestisci in sicurezza e riusciamo a gestire in sicurezza le attività produttive e nei luoghi di lavoro,
Allora, solo nel caso in cui si utilizza la cassa ha un senso che ci sia un blocco, la cassa Covid, io intendo. Diversamente però, se entriamo in un altro scenario, e io spero che non sia questo lo scenario perché abbiamo dimostrato, i dati ce lo confermano, certo c'è da attenzionare fortemente il turismo, c'è da attenzionare il settore degli eventi, quelli sono settori che purtroppo si trovano in grandi difficoltà, però credo che potremmo appunto inserire il blocco solo nel caso di utilizzo della cassa. È stata molto se chiara. Questo è lo scenario. No, perfetto. Grazie, ci ha dato anche una notizia, era giusto che lei avesse il tempo per argomentarla e per inquadrare, no ma chiedo scusa, è soltanto i tempi tiranni. 2 minuti e 47 di tempo in più. Ma grazie, no, però è stato necessario perché ci ha dato la notizia e ci ha spiegato qual è a questo punto, come si tiene insieme la sortita di Patuanelli con la visione che ha il Ministro del Lavoro e quindi ha inquadrato qual è la direzione di marcia. Quindi grazie per la notizia grazie che ci ha dato, buon lavoro. Grazie. Altri 2 super panel prima delle 13, dunque diamoci soltanto un tempo. Alle 13 in punto parla il Presidente Bonomi, alle 13:20 chiude Riccardo Di Stefano e quindi...